Fino a questa mattina i curatori fallimentari hanno avuto contatti con imprenditori piacentini, con un gruppo che sembrava, ed è tuttora serio, ma l'offerta non è arrivata, quindi in questo momento il Piacenza Calcio è non ufficialmente ma praticamente scomparso dal calcio professionistico italiano. Diciamo non ufficialmente perché c'è ancora un piccolo spiraglio aperto, queste 48 ore che ci separano da lunedì, quando ci sarà la chiusura dell'esercizio straordinario della società, e in questi due giorni, se questi imprenditori o altri riusciranno a mettere insieme una proposta identica a quella descritta nella base d'asta, si potrà aprire un piccolo spiraglio, ma è una ipotesi molto molto lontana. L'unica offerta l'ha presentata l'associazione Salve Piace, che ha fatto un'offerta per il lotto 6, quindi si è impossessata in pratica del marchio, delle maglie, dei trofei e delle targhe, con le quali però non può tentare nessuna iscrizione al calcio professionistico. Rimane come ultimissima ipotesi quella che il sindaco riesca a ottenere dalla Federcalcio il titolo sportivo e provare a iscrivere il Piacenza al campionato di Serie D o all'eccellenza. Però sono due operazioni che hanno costi molto più elevati dei 650.000 euro che erano indispensabili per acquisire la squadra in Serie C2. Quindi, come ha detto il curatore Franco Spezia, lo sentiremo dopo. Questo è un giorno estremamente triste per il calcio piacentino, che viene cancellato dall'albo dei professionisti. Questa era la terza e ultima asta, le ultime ore sono state concitatissime, abbiamo avuto nei giorni scorsi, cioè quello che non era venuto in due mesi è venuto in 48 ore, però alla fine non abbiamo ricevuto le risposte che aspettavamo, siamo arrivati molto vicino ma non è stato possibile. Oggi l'ultima asta. Se dunque non avverrà il miracolo in 48 ore, il calcio professionistico a Piacenza finirà. Ad aprire lo spiraglio c'è anche un'altra iniziativa del Salvapiace, che nella mattinata di oggi si sarebbe messo a disposizione come socio, aiutando gli eventuali imprenditori interessati con 400.000 euro. Numeri alla mano, quanto costa il Piacenza? Parti 50.000 al fallimento, il debito sportivo non superi i 500.000 e quindi sono 5,50, poi c'è questo mese di giugno, però siamo già al 18, quindi i costi di giugno erano, insomma, cioè, star larghi, facciamo 650.000. Questo era l'esborso iniziale. Ci sono i due prestiti di Guerre Bianchi che possono essere risolti, per cui quelli coprivano questo investimento. Non lo coprono subito perché in virtù dei norme federali vengono incassati successivamente, però c'era la garanzia di recuperarli. Slitta ancora intanto la decisione sulle penalizzazioni legate alle scommesse. Il verdetto si avrà lunedì, proprio quando scadrà anche l'esercizio provvisorio del Piacenza. Non sono mai stato riuscito a contattare questi imprenditori, che sono sei mesi sui quotidiani, non ha mai smentito l'interessamento e a oggi ci troviamo in queste condizioni.